Passiamo 365 giorni l'anno a programmare qualcosa. Programmiamo i giorni di lavoro, i giorni di ferie, dove andremo in vacanza, con chi andremo in vacanza, che vestiti metteremo in vacanza, quante volte usciremo a cena, dove andremo a cena, cosa mangeremo a cena, con chi andremo a cena, chi pagherà la cena. Programmiamo ogni giorno, ogni secondo della nostra giornata, come se ogni giornata dovesse dipendere da questo programma, come se senza programma quella giornata non si svolgesse. Ma se per assurdo ipotizziamo che in una realtà stranissima la vita se ne fregasse dei nostri programmi, e magari quando tu hai programmato tutta la tua vita, i figli che avrai, la vita che vivrai, la casa in cui vivrai, il posto che vedrai e il posto in cui viaggerai, un giorno in piena estate tu invece di poterti svegliare e godere di tutto questo non ti svegliassi proprio? E se fosse la vita a decidere per te? Ma aspetta, ma è così? In realtà la vita se ne fotte dei tuoi programmi, perché la vita è vita e se ne frega di te. Pasta, porri e gamberetti. Questi giorni a Ferrara fanno un festival molto interessante che si chiama Buskers, che è un festival di artisti di strada. Artisti che arrivano da tutte le parti del mondo. E ho pensato che nel vlog che volevo fare su Ferrara vi avrei voluto parlare di questo, perché è una cosa interessante e peraltro si avvicina molto a quello che vorrei fare poi con il mio canale, ovvero raccontarvi storie di persone comuni e non comuni. Se vi steste chiedendo come sto utilizzando, che tipo di strumentazione sto utilizzando oggi per fare il video, vi farò vedere il mio nuovo slider. È un carrello da cinema molto utile. Peraltro è anche utile perché oltre a funzionare da carrello, talvolta funziona anche da sedia. Quindi l'ho preso perché facendo due cose in una ci permette anche di essere un pochino più versatili, vedete? Avendo quattro ruote ti permette sia di mettere una camera ma anche di comodamente spostarti da una parte all'altra della stanza in qualora tu dovessi anche avvicinarti al computer. Ma prima ancora di parlarvi di Buskers e parlarvi di quello che è Ferrara e quello che è il vlog di oggi, diamo lo spazio allo sponsor. Lo sponsor di oggi è Bottiglia Nera. Con Bottiglia Nera veramente potete fare un sacco, ma un sacco di cose. Potete utilizzarla per bere dell'acqua in questo modo, tramite questo beccuccio argentato, quindi non nero. Potete anche sorseggiare dell'acqua, piccoli sorsettini che d'estate sono anche meglio. Addirittura potete bere dei lunghi sorsi d'acqua. Bottiglia Nera, con questo design ergonomico e di facile presa e con il marchio molto riconoscibile anche in mezzo ad altre bottiglie, dà veramente una marcia in più rispetto alle altre bottiglie. Pensate che vi permette anche, qualora lo voleste, di mettere all'interno della bottiglia del vino, il vino saprà di vino, dell'aranciata, l'aranciata saprà di aranciata, ma se ci mettete dell'acqua, l'acqua saprà di acqua. Bottiglia Nera è veramente consigliata per tutti. Se come me siete interessati all'acquisto di questo articolo, nei prossimi video vi metterò il link in descrizione e con l'acquisto di 3 bottiglie nere la quarta sarà in omaggio e potrete personalizzare il logo. Mi raccomando, quindi Bottiglia Nera quando tutto il resto viene meno. Sono circa le 6:30 e io e Zoe stiamo facendo un giro sulle mura di Ferrara. E le 6:30 il sole è già altissimo, fa già un caldo pazzesco, infatti sono sudato fradicio. L'energia di Zoe è decisamente diminuita rispetto alla Valmalenco, ma ci sta perché fa veramente tanto caldo. Dovrebbero essere gli ultimi giorni di caldo e poi le temperature si dovrebbero abbassare, quindi Ferrara è una città davvero molto bella sotto un sacco di aspetti differenti. La cosa bella è che ti permette di farti delle grandi camminate o di farti delle grandi corse perché ha queste mura che la circondano completamente e sono lunghe circa 12 km, però volendo tu parti dal lato A e poi farti tutte le mura e ritornare al lato A praticamente, cioè ti fai proprio un cerchio. Ecco, vedete, queste sono le mura che circondano per la sua interezza la città e si può camminare quindi qua dove sono io adesso con Zoe, ma anche davanti alle mura sotto vedete che c'è una stradina bianca, anche quella fa il giro di tutta la città. Questa è la parte che preferisco delle mura di Ferrara, che è la parte a nord sostanzialmente, che è tutta alberata
e anche la parte un po' più fresca delle mura di Ferrara. La voglia di programmare tutto, che è la stessa cosa di cui vi parlavo a inizio video ed è la stessa cosa che mi stava per prendere anche a me. Io praticamente stamattina mi sono messo lì, ho preso i miei fogli e mi sono messo a scrivere che cosa volevo mettere in questo vlog. La mia idea principale era il discorso Buskers. Sono andato a vedere i Buskers, ho messo in montaggio, ho iniziato facendo il montaggio parlando appunto dei Buskers. Avrei cronologicamente messo tutto su un discorso sui Buskers, sugli artisti di strada. Nella mia testa avrei voluto anche incontrare uno di loro, magari parlarci e magari portare qualcosa che potesse essere bello da raccontare davanti a una camera. Perché? Tutto questo perché nella mia testa vorrei tendenzialmente fare due tipi di racconti. Allora mettiamo il racconto numero uno e il racconto numero due. Nel racconto numero uno vorrei metterci tutte quelle vite un pochino più estreme, no? Mentre più importante era la parte numero due, ovvero nel mio canale avrei voluto iniziare a fare video portando vite di persone normali. Dobbiamo per forza viaggiare in tutto il mondo in aereo per poter dire che la nostra vita è... disegno malissimo, non so, questo perché un aereo sembra una persona, però non dobbiamo per forza girare il mondo in aeroplano perché la nostra vita debba essere interessante. Perché quello che per una persona abituata a viaggiare diventa l'ordinario, per noi è straordinario. Quindi se noi viviamo tutta la nostra vita in un posto, il momento in cui potremo andare in un altro posto sarà una figata pazzesca. Ma torniamo indietro. Il mio concetto iniziale è quello dei Buskers, perché tramite il raccontare i Buskers e tramite raccontare la vita di un artista di strada, volevo arrivare poi a quello che è il mio canale, iniziare a fare video portando storie di vita, di semplicemente vita, e capire qual è il motivo che ogni mattina le fa alzare in piedi. Però poi, capite, quello che vi dicevo stamattina, nel momento in cui programmavo, mi sono accorto che il programma che stavo facendo non andava bene. Perché? Perché ero lì, sono uscito con il cane, ero sulle mura, ho fatto lo spot per lo sponsor, e mi sono accorto che non ho detto niente su Ferrara, e forse valeva la pena dirlo. Sto per appoggiare il telefono a terra, sto per spegnere il microfono, e sto per uscire prendendo la bicicletta facendomi vedere Ferrara. E poi come finirà il vlog, non lo so, lo scopriremo insieme. Ma, per favore, guardatelo fino alla fine così lo scoprirete anche voi. Non vuol filar, cusir non lo sa far. È il sol della campagna, è il sol della campagna. Filar non vuol filar, cusir non lo sa far. È il sol della campagna, la disca che fa mal. Ok, direi che per il giro turistico di Ferrara può finire qua e quindi passiamo ai Buskers. Ecco, noi stiamo andando ai Buskers ed è questo festival di artisti di strada. Sincero. Torna qua, se vuoi c'è quella stella, fermati dirà dove guarda, proprio in mezzo al cielo, ti dirà ma è un sogno, nelle mani o stelle, nei palmi brilleranno, colorati. Oltre quell'anima è maestrale, è quello che ha nel cuore, a questo stesso cuore, e da quante mi andare. I Buskers sono finiti per stasera e... come potete aver visto c'è veramente un sacco di cose, i Buskers, un sacco di artisti di strada.
Ed è bello perché si vede proprio le persone dalla strada che voglia di raccontare di qualsiasi età, di qualsiasi nazione. E questa cosa qua mi fa sempre super felice. Nel 2018 ho girato anche un film, abbiamo girato anche un film qua a Ferrara durante i Baskers. E nel film, quella serata, era una serata dedicata ai sogni, ai sogni abbandonati, ai sogni accantonati. Ed è stato molto emozionante perché abbiamo potuto far rivivere il personaggio del film tramite le vite delle persone che erano lì per strada a suonare. Infatti alcuni di loro sono nel film e anzi uno di loro ha anche dato una parte della colonna sonora del film. Quindi, detto questo, la notte al sopravvento e quindi qua chiudo il vlog di oggi e... Programmare è inevitabile, fa parte della natura umana. E allora mi siedo e osservo le persone intorno a me. Le vedo camminare, le vedo allontanarsi alla fine di una serata. Le vedo parlare, le vedo pensare, le vedo andare in bicicletta. Tutte verso una direzione, tutte con un obiettivo in testa, frutto di un programma ben costruito. E allora penso che forse siamo tanti piccoli robot messi lì sulla terra solo per andare da A a B, così come sulle mura di Ferrara in un cerchio infinito, da un punto torno sempre allo stesso punto, o forse vado a un secondo punto ma non so bene neanche io dove. E allora forse non c'è nemmeno la scelta, forse non ha nemmeno senso fare veramente una scelta. E allora cerco di capire il perché bisogna per forza programmare, perché non si può vivere casualmente. Io ho cercato di fare questo vlog casualmente. Eppure mi fermo e ci penso. In realtà è da stamattina che penso di sedermi su questa strada e lasciare che le persone passino per dire che non bisogna programmare. E forse sì, forse anche quello è un programma. Forse per vivere bisogna comunque avere un programma. Perché senza programma alla fine cosa saremo? Saremo semplicemente impulsi che vadano in giro così totalmente alla follia. Ma con un programma anche noi liberi di sognare come questi Baskers che ho visto stasera. Ognuno di loro ha un programma in testa. È libero di suonare in mezzo alla strada e vive il sogno, ma con un programma. Perché senza programmi alla fine i sogni non si realizzeranno mai. A questo stesso odore, notte da quante ne